Siamo qui a Tor Vergata a ritirare il premio Mondonico che è stato assegnato a un nostro tecnico che sta seguendo da anni, da alcuni anni, da 3 anni, una squadra di rifugiati politici. Questo premio viene assegnato agli allenatori, ai tecnici che si sono particolarmente distinti perché, come in modo, praticano lo sport non soltanto per arrivare a dei risultati competitivi, agonistici, ma come mezzo di integrazione, di solidarietà. Noi siamo particolarmente contenti anche perché di solito i premi vengono assegnati ad atleti, ad allenatori che ottengono risultati sportivi. Invece in questo caso è nostro orgoglio perché va nella direzione di quella che è la filosofia della WISP, insomma, i valori della WISP, viene assegnato a un tecnico non per i valori, per i risultati sportivi, ma perché appunto fa un lavoro di solidarietà, di integrazione, è una specie di mediatore culturale perché con i ragazzi che segue da anni non si occupa soltanto di insegnarli a giocare a calcio, ma gli insegna soprattutto ad accettare le regole non solo del calcio, ma le regole della nostra società, e quindi diciamo che è un lavoro che fa con lo sport a 360 gradi. Francesco Verza, calcio e non walking, è allenatore e dirigente del Football Club Porto Alegre, squadra composta da richiedenti asilo iscritti al campionato provinciale WISP di Rovigo. Nata con lo scopo di favorire la pratica sportiva, la partecipazione e l'integrazione di giovani migranti presenti nel territorio. Da 3 anni stiamo portando avanti come polisportiva Gran Sete di Rovigo, insieme al Comitato Provinciale WISP di Rovigo, questo progetto di inserimento, di inclusione sociale dei ragazzi richiedenti asilo. Lo facciamo attraverso il gioco del calcio. La nostra squadra si chiama Football Club Porto Alegre ed è composta prevalentemente da ragazzi provenienti dall'Africa subsahariana. L'attività si svolge regolarmente, ogni settimana abbiamo una seduta di allenamento, al sabato abbiamo la partita perché partecipiamo ai campionati organizzati dal comitato WISP, che è sempre così pronto a darci, a sostenerci. Cerchiamo così, oltre di dare il piacere del calcio a questi ragazzi, anche di metterci una componente educativa. Questi sono ragazzi che poi sono come i loro coetanei italiani, quando vengono qua hanno bisogno di sperimentare, ecco, di conoscere le regole, di impararle e di relazionarsi con gli altri, che sono aspetti sempre, ecco, un po' delicati, considerati così la loro provenienza. Alcune diffidenze iniziali le abbiamo superate organizzando il terzo tempo. Praticamente alla fine di ogni gara casalinga, in collaborazione con Lega Ambiente, prepariamo un momento così, un rinfresco, un buffet nel quale i ragazzi nostri, i dirigenti, i giocatori della squadra avversaria stanno assieme, parlano e si conoscono un po' meglio. Unitamente a questo progetto del Football Club Porto Alegre, con il comitato WISP di Rovigo stiamo portando avanti anche da 5 anni il progetto della camminata, del Nordic Walking, la camminata sportiva con disabili della vista. E inizialmente il progetto doveva essere circoscritto così a alcune lezioni di apprendimento della tecnica, ma poi, ecco, piano piano la presenza di queste persone nel nostro gruppo è diventata spontanea e continua. Loro partecipano praticamente a tutte le nostre attività. In questo momento abbiamo 3 persone cieche totali e 3 persone ipovedenti che frequentano regolarmente e sono supportate, aiutate dagli altri componenti del gruppo. Le mie radici, ecco, di tecnico comunque affondano un po' nel volontariato e nell'animazione sportiva, quindi dentro di me, ecco, c'è sempre stato un occhio di attenzione particolare per le situazioni nelle quali lo sport poteva essere un veicolo di partecipazione, di inserimento e di integrazione. Quindi è una motivazione che arriva da lontano e che riesco a concretizzare bene grazie agli amici della polisportiva, della WISP, che mi supportano nel portare avanti e nel realizzare questi progetti.